Bene, riprendiamo le nostre cose. Allora, se nessuno mi segnala domande, io a questo punto chiuderei dedicandomi alle domande vero o falso. Ne facciamo un po' e poi verso le 5, non so, 5:40, visto che non abbiamo neanche fatto la pausa, verso le 5:40 chiuderei ufficialmente il corso. Ah, ecco, la cosa che stavo dimenticando. Ho ricevuto le vostre iscrizioni, le iscrizioni di chi si è iscritto fino a ieri sera e sto preparando, sono a buon punto, il calendario, quindi in serata chi si è iscritto riceverà una mail con il calendario degli orali. Io poi con la cadenza che vi avevo comunicato, che è più o meno circa ogni settimana o giù di lì, vado a ricontrollare chi c'è iscritto e se trovo delle nuove iscrizioni cerco di riempire i buchi che ho diciamo, per gli esami orali. Ecco, benissimo. Allora, questo è andato. Sì, dica. Allora, io li sto spaziando sui 20 minuti, però ogni tre esami faccio una pausa più lunga, in modo tale da poter avere 25 minuti a testa, quindi qualche volta può darsi che magari qualche esame vada per la lunga, oppure qualche esame invece riuscirò a tenerlo breve. Preferirei non fare, insomma, più di mezz'ora a testa eviterei, facendo se posso fare mattina e pomeriggio, però non sempre avrò la disponibilità della mattina e del pomeriggio. Sì, diciamo, un giorno in cui ne faccio una dozzina sono tanti. Ecco, cioè, credo che qualche volta arriverò a farne una dozzina, ma so, spero di non dover superare quel numero. Questa è la mia valutazione. Quindi, però poi dipenderà, cioè, per esempio in alcuni casi può darsi che abbia bisogno, debba concentrarli in una mezza giornata. In una mezza giornata più di 8 mi sembra difficile, insomma, cioè, poi qualche volta capiterà di fare qualche numero da circo, però se poi invece distribuisco tutta la giornata, anche per la mia tenuta fisica, credo che potrebbe essere una dozzina, insomma, un numero sensato. Va bene. Ok, quindi a questo punto tornerei alle esercitazioni finali della volta scorsa perché sì, no, forse queste non sono quelle che abbiamo usato la volta scorsa. Vediamo un po'. Ecco, sì, quelle di ieri. Ecco, qui sono rimaste delle domande vero o falso da svolgere, mi sembra. Domande che faccio. Va bene, se non ci sono altre cose, io sono molto soddisfatto. Mi fate poche domande, vuol dire che le lezioni sono state molto chiare, speriamo. E vediamo un attimo, allora, vediamo qualche domanda vero falso. Allora, lo stimatore a massima verosimiglianza è sempre non polarizzato, lo stimatore a massima verosimiglianza è sempre non polarizzato e a minima varianza. Allora, noi abbiamo un esempio in cui non è polarizzato, che è l'esempio quando andate a stimare la varianza di variabili indipendenti gaussiane. Voi vi ricordate che lo stimatore ML divide per n, mentre invece per avere uno stimatore non polarizzato dobbiamo dividere per n-1. Quindi non è vero. Tra l'altro non è nemmeno vero che è sempre a minima varianza. Perché quando abbiamo studiato le proprietà degli stimatori ML, abbiamo detto che sotto certe condizioni di regolarità questi stimatori sono asintoticamente non polarizzati, ma scusate, sono asintoticamente a minima varianza, oltre anche essere asintoticamente non polarizzati. Quindi, diciamo, sono proprietà che asintoticamente, sotto opportune condizioni, effettivamente ci sono. Ma non è vero che valgono per un numero finito di osservazioni, quindi è falsa. Per il modello lineare, y uguale φ theta più v, eccetera,
lo stimatore ML sempre non polarizzato e a minima varianza. Ecco, qui forse da parte mia sarebbe stato meglio, ma lo aggiungo adesso al volo, l'ipotesi di mettere sigma V maggiore di 0. Cioè, insomma, in generale cerchiamo di non incastrarci col caso singolare. Allora, in questo caso lo stimatore ML coincide con lo stimatore blu, così, e in questo caso in cui è tutto gaussiano, quindi vai, scriviamo l'espressione dello stimatore ML, che tutto sommato ci sta. Quindi il teta ML in questo caso è fi trasposto sigma v alla meno 1 fi alla meno 1 fi trasposto sigma v alla meno 1 per y. E si mostra che il valore atteso di θ ML a che cos'è uguale? È uguale a tutta questa cosa che abbiamo appena scritto, ok. Adesso sono riuscito in qualche modo, alla fine ce l'ho fatta. Allora, tutta questa cosa, e poi qui devo scrivere la y, ma la y è uguale a phi θ o, così anche qui forse si poteva, ci stava anche un θ o, sicuramente. Ok? Phi θ o più v. Quindi, facendo un semplice passaggio, avete fi trasposto sigma v alla meno 1 fi alla meno 1. Qui avete fi trasposto sigma v alla meno 1 fi e qui avete teta o. Poi qui avete tutta una roba per il valore atteso di v. Perché dico per il valore atteso di V? Perché quando faccio il valore atteso di questa cosa, φ θ o è deterministico, quindi quando fate il valore atteso di φ θ o avete proprio φ θ o. Mentre invece quando fate il valore atteso di V avete il valore atteso di V. E naturalmente tutta questi prodotti matriciali sono quantità deterministiche, quindi le portate fuori dal segno di valore atteso. Ecco, io qui ho fatto un errore, ma cioè, ho dimenticato. Mi sono scordato. Mi sono solo scordato di scrivere la valore atteso. Ok, allora quando fate il valore atteso di tutta questa roba, la parte matriciale la portate fuori dal valore atteso perché sono quantità deterministiche. A quel punto vi trovate a fare il valore atteso di φ θ o più v, ma φ θ o è deterministico, quindi il suo valore atteso è uguale proprio a φ per θ o, e il valore atteso di v invece è il valore atteso di v. Ma il valore atteso di v, ok, diciamo il valore atteso di v, è ovviamente uguale a 0 per ipotesi. Quindi vi trovate a valutare questa cosa qui, ma se valutate questa cosa qui avete la simpatica sorpresa di avere questo termine matriciale φ trasposto sigma v alla meno 1 φ e qui di avere lo stesso identico termine matriciale alla meno 1. Quindi se prendete una matrice, fate l'inversa, la moltiplicate per se stessa non invertita, il risultato è l'identità. Quindi alla fine della storia qui trovate e quindi è non polarizzato. Così. La dimostrazione che invece è a minima varianza, questa invece è un pochino più complessa, non l'abbiamo fatta, però è un risultato che abbiamo dato a lezione. Quindi effettivamente la seconda risposta è vera. Quindi diciamo questa proprietà della stima ML non vale in generale di essere non polarizzata e a minima varianza, però se vi trovate con diciamo il caso lineare gaussiano, effettivamente, come spesso accade, il caso lineare gaussiano, anche quello un pochino più favorevole, in questo caso, almeno per quanto riguarda θ,
è uno stimatore non polarizzato e anche a minima varianza. Vediamo la C. Si consideri la stima M dalle osservazioni, quindi questo qui è proprio un caso classicissimo, quindi variabili indipendenti identicamente distribuite gaussiane. Allora lo stimatore ML è a minima varianza. Beh, sì, questo è vero, l'avevamo detto che è un stimatore a minima varianza. Tra l'altro, appunto, è un caso lineare gaussiano, abbiamo appena detto che è il caso buono. La D. Si considera variabili casuali indipendenti identicamente distribuite, x con i. La media campionaria è gaussiana solo se sigma quadro è nota. No, ovviamente no, nel senso che la media campionaria è una combinazione lineare delle x, le x sono congiuntamente gaussiane. Poi a me potrebbe far piacere conoscere la loro varianza, però che io la conosca o non la conosca, la combinazione lineare di variabili gaussiane è ovviamente gaussiana, quindi non è vero solo se, in realtà è sempre gaussiana, se le variabili sono gaussiane. Se le variabili non fossero state gaussiane, a quel punto c'era il teorema centrale del limite che mi dice che la combinazione lineare di variabili indipendenti tende a distribuirsi gaussianamente dal punto di vista asintotico. Comunque questa era falsa. La E, sia X è un processo gaussiano con valore medio M e varianza sigma quadro. Ecco, qui M è costante e la varianza è costante. Allora, X è un processo stazionario. Potrei anche dire stazionario in senso lato, per esempio, magari ecco per essere un pochino più bastardo. Facciamo i bastardi, in senso bastardo. Allora, perché è un po' bastarda questa osservazione? Perché voi vi ricordate che c'è una definizione di stazionarietà che è molto forte, perché implica che quando voi effettuate delle traslazioni, tutte le proprietà statistiche del processo, dove per tutte intendo le distribuzioni congiunte di probabilità di ogni ordine e di conseguenza anche i momenti di tutti gli ordini, queste proprietà probabilistiche sono invarianti rispetto alla traslazione. Quando invece chiedo stazionarietà in senso lato, mi accontento di stazionarietà dei momenti del primo e del secondo ordine. E quindi qui apparentemente uno dice, beh, ma qui allora siamo sulla buona strada perché ho la stazionarietà della media, che è il momento del primo ordine, e la stazionarietà della varianza, che è un momento del secondo ordine. In realtà non basta, perché quello che deve essere stazionario è la media, e fin qui va bene, ma poi deve essere stazionaria la funzione gamma. Quindi, diciamo, per questa domanda, noi stiamo facendo la E, quindi per la domanda E, la cosa importante è che mx di t deve essere uguale a mx per ogni t, ma c'è una seconda cosa, la gamma xx di t1, t2 deve essere uguale alla gamma xx di modulo di t1 meno t2 per ogni t1, t2. Ecco, in realtà qui io ho solo la garanzia che questo accade quando t1 è uguale a t2, perché so che la varianza è stazionaria, però io potrei benissimo costruire un processo in cui la varianza è stazionaria, ma magari l'autocovarianza di passo 1, quindi la gamma, insomma, la gamma di t1, t2, quando t1 e t2 differiscono in un'unità di tempo, non è stazionaria. Quindi non basta questo, perché la stazionarietà deve esserci sulla funzione gamma xx, non basta che sia sulla gamma xx di 0. Quando è che potrebbe esserci un'eccezione? Cioè, quando è che questa affermazione diventerebbe, quindi diciamo in questo caso è falsa, ma quando è che diventerebbe vera? Beh, diventerebbe vera se avessi aggiunto che il processo X è un rumore bianco.
Se il processo X è un rumore bianco, chiaramente io so che l'autocovarianza per T1 diverso da T2 è nulla e quindi la stazionarietà della varianza implica a questo punto la stazionarietà della gamma e se anche il valore medio è costante, possiamo dire che abbiamo una stazionarietà, quantomeno in senso lato. Però qui non c'è scritto che è un rumore bianco, quindi direi che è falsa, senza dubbio. La F per un processo stazionario risulta che la gamma XX è pari e non negativa per ogni T. Allora, ma adesso noi abbiamo visto, per esempio, proprio negli esempi che abbiamo esaminato a lezione, e l'avevamo visto per esempio per il caso della R1 con un coefficiente negativo, quindi per esempio mi basterebbe scrivere y di t uguale meno 0,5 y di t meno 1 più w di t, dove w è un rumore bianco, e se voi andate a vedere la funzione di autocovarianza, in questo caso la funzione di autocovarianza è una funzione che continua a rimbalzare, cioè fa una cosa di questo tipo, non posso fare un po' decente. Quindi è una funzione che continua ad andare su e giù. Questa che sto disegnando è la gamma di tau. Quindi è vero che è una funzione pari, quindi funzione pari, ok, ma invece non è vero che è non negativa. La funzione di autocovarianza può diventare benissimo negativa. Funzione di autocovarianza negativa, in questo caso, per esempio, vuol dire che se al tempo t vedo una x positiva, io mi aspetto che il prodotto x di t, x di t più 1 sia negativo, quindi mi aspetto che ci sia un cambio di segno al prossimo valore di t. E quindi questa è falsa. Ecco, quand'è, diciamo, un caso in cui c'è una. Cos'è che invece sarebbe vero? Beh, sarebbe vero se stessimo parlando della densità spettrale, perché invece la densità spettrale è pari, reale e anche non negativa, però qui non parliamo di densità spettrale, parliamo della gamma minuscola dell'autocovarianza. La G. Per un processo stazionario X risulta che la gamma XX è pari e non negativa. Beh, c'era proprio subito dopo la domanda, e questo è vero, è pari e non negativa, quindi questo è proprio vero. La H, la media di periodogrammi, ha l'effetto di ridurre il bias al costo di aumentare la varianza. Allora, perché si fa ricorso alla media di periodogrammi? Se ricordate, il periodogramma ha la caratteristica che abbiamo ricordato anche ieri di avere una varianza che non diminuisce all'aumentare della lunghezza del vettore delle osservazioni. Quindi noi siamo abituati, per esempio, con la media campionaria, che se il numero dei miei dati cresce, la varianza della media campionaria va calando, mentre invece per quello che riguarda il periodogramma, voi potete far crescere il numero dei dati e la varianza del periodogramma rimane sostanzialmente sempre la stessa ed è una varianza che è legata proprio al valore della densità spettrale, così, in quel punto, per quel valore di omega. E di conseguenza nasce l'idea di segmentare i miei dati, di calcolare tanti periodogrammi per ogni segmento di dati e poi di fare la media. Fare la media ha, se questi segmenti di dati sono abbastanza indipendenti tra di loro, però insomma, diciamo, se, quando i segmenti cominciano a essere distanti, di solito sono abbastanza indipendenti, questa media di periodogramma ha l'effetto di ridurre la varianza. Se i segmenti fossero proprio perfettamente indipendenti, la varianza scende come 1 su n, esattamente come succede nel caso della media campionaria. Così.
Però il prezzo da pagare è che io mi calcolo il periodogramma su dei segmenti di minore lunghezza, e una delle caratteristiche del periodogramma, oltre ad avere una varianza che non scende, una delle caratteristiche spiacevoli è di essere anche polarizzato. E invece, per quello che riguarda la polarizzazione, allungare la lunghezza della sequenza di osservazione riduce la polarizzazione. Se però io ho 100 campioni e faccio due periodogrammi su blocchi da 50, questo inevitabilmente mi porta ad avere dei periodogrammi più polarizzati. Quindi, diciamo, è proprio il contrario. Quindi la media dei periodogrammi ha l'effetto di ridurre la varianza al costo di aumentare il bias. Quindi questa è sbagliata. La I. Sia y uguale x più w, dove x è un processo stazionario e w è un rumore bianco. Allora, la gamma yy è maggiore di 0 per ogni, questo è sbagliato, per ogni omega. Andiamo a correggere. Per ogni ore. Allora, beh, questa forse merita un po' più di riflessione. Siamo alla I. Ecco. Allora, il punto è cosa vale la gamma YY di omega. Quindi la gamma YY di omega è la densità spettrale della somma di due segnali, quindi è gamma XX di omega più gamma WW di omega, e però qui vi trovate ad avere i termini di cross spettro, quindi avrete un gamma XW più un gamma WX. Questi due termini spariscono quando x e w sono incorrelati, cioè se x e w sono incorrelati, questi termini spariscono. Ah, ecco, noi abbiamo appena detto che le densità spettrali sono maggiori o uguali a 0, quindi questo è maggiore o uguale a 0, ma questo che è la densità spettrale di un rumore bianco è invece strettamente maggiore di 0. Quindi se io riuscissi in qualche modo a garantire che questi non ci sono, quindi se potessero sparire questi termini cross spettrali, a questo punto avrei effettivamente che la densità spettrale di Y è strettamente maggiore di 0, perché la somma di una quantità maggiore uguale è una quantità maggiore. Però io su questi non so dire nulla, e in particolare posso trovare subito un controesempio in cui la densità spettrale di Y non sa nulla. Quindi proviamo, diciamo, a dare questo controesempio. Controesempio. E il controesempio è che io prendo x di t e lo definisco come meno w di t. Nessuno me lo vieta, non c'è scritto, cioè qui c'è scritto che W è un rumore bianco, non c'è scritto che X debba essere qualcosa di diverso da un rumore bianco. Io dico, prendo la X, che è il rumore bianco W cambiato di segno. Se io faccio questa scelta, vedete subito che Y di T è uguale a 0 per ogni T, addirittura si azzera completamente, è un segnale che è, diciamo, identicamente nullo, a questo punto ha densità spettrale nulla. Naturalmente potrei fare anche delle varianti su questa cosa qui, però, diciamo, se io non posso garantire che spariscano i termini di cross spettro, è vero che questi due termini sono uno maggiore o uguale a 0 e uno maggiore di 0, però questi potrebbero essere negativi, e scelti in maniera opportuna potrebbero portare a 0 la densità spettrale per qualche valore di omega, o addirittura abbiamo visto qui la porta a 0 per tutte le omega. Ecco, arriviamo all'ultima domanda in cui abbiamo un modello FIR. Il modello FIR, che è scritto qui, è lineare nei parametri. Allora,
Era quello che vi dicevo ieri, che i modelli, diciamo, ARCS senza parte autoregressiva, perché se guardate questo è un modello ARCS in cui è sparita la parte autoregressiva, se lo guardate da vicino. Ecco, allora i modelli ARCS senza parte regressiva, nessuno li chiama modelli X, così, ma si preferisce chiamarli modelli FIR. Allora, adeguiamoci. E in questo caso effettivamente io posso scriverlo come y di t per teta 1 u di t meno k più puntini teta, credo di avere bisogno, sì, n più 1. Theta n più 1 u di t meno k meno n più, vabbè, lasciamo il solito 1 più di t. E come potete vedere, le u sono quantità note, sono gli ingressi che conosco, e i theta sono i miei parametri. Effettivamente questo è un modello lineare nei parametri, anche perché il predittore ottimo si scrive in questo modo. Perché poi voi sapete che noi usiamo un approccio di minimizzazione dell'errore di predizione, quindi quello che ci interessa è che il predittore sia lineare nei parametri. Beh, il predittore di un modello FIR è quello che ho appena scritto ed è ovviamente lineare nei parametri. Quindi la domanda prima era falsa e invece questa è vera. Io direi che con questo potremmo anche chiudere, diciamo, la parte le lezioni. Niente, quindi a questo punto potrei anche terminare la registrazione.